Luciana, quando ho parlato di te per annunciarti proprio ieri, ho detto allora, preceduta dal suo nome che è come luce, dalla sua risata, ed eccola qua. La vita ridendo. E questa è una cosa meravigliosa. Praticamente facendo un attimo di tornando indietro come un pre-roll, no? Della nostra amicizia, noi abbiamo realizzato un incontro all'anno, se ci pensi, Sì. perché la prima intervista era del 2018. Mamma mia, già Ti 2018. rendi conto? Già 2 anni, 2018, io avevo i capelli cortissimi, tu mi hai accolta in quel tuo studio tutto Sì. bianco. Sei nel tuo studio adesso, Lu? No, 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 adesso Sei a no. casa? Ok. Riapro il 3 giugno. No, lunedì già ho una persona. Sto facendo consulenza online, sto lavorando tantissimo. Tutto online, che ti Tantissimo. credo, ti Quindi mi credo. hanno potuto raggiungermi quelle persone che mi dicevano un giorno verrò, un giorno. Io non so perché mi rifiutassi di fare consulenza online, non lo so perché. Ma no, ma no. E in realtà riesco a fare anche guarigioni online. La YES, pazzesco, guarda. Allora, il Reiki già si fa a distanza, quindi. Però non lo so, guarda, non lo. Si vede che era il momento giusto questo. Era questo il Quindi momento persone da giusto. Tenerife, dalla Sardegna, dalla Sicilia, che magari sarebbero venute per un laboratorio di 2 giorni, ma la consulenza di 1 ora, 2 ore, Non si può fare poi in non questo si può fare. periodo. C'è una ragazza che vuole venire dalla Toscana appena si aprono, ma non so perché la Lombardia forse è l'unica regione che non apre, per cui non lo so. Però per adesso sto lavorando così, con la consulenza, Allora, liberamente. devo dirti un'altra cosa, Lu. Tu sei stata prima di me tanto coraggiosa da proporre in diretta i tuoi video. Ti ricordi? Dopo, forse dopo l'ultima intervista che abbiamo realizzato l'estate scorsa, io non avevo ancora questo coraggio, l'ho trovato per causa di forza maggiore, quando ho sentito fortissimo nel cuore di dedicare uno spazio alle persone che in questo periodo, a causa di un sentimento non utile, come può essere Certo. della paura, alziamo le braccia, Certo. poteva non giovare della equazione molto simpatica secondo la quale più noi siamo con la mente divertita, col Sì, cuore sì. in pace, più teniamo il nostro sistema immunitario a un Certo. livello. Ecco. Certo. E quindi ho esordito con il libro tuo e di Paolo. Ti ricordi quelle letture in diretta di Sì. Respiro? Quindi siamo veramente legate a un doppio filo. Sì. Mi piace questa cosa al trovare il coraggio di fare le consulenze online, fare le interviste online. Sì, la consulenza là sono stata, guarda, non, forse non avevo, ecco, il coraggio, forse la parola giusta di farle. E invece sono esperienze straordinarie. Poi mi auguro di incontrare anche dal vivo prima o poi queste persone, ma comunque anche se non avvenisse sono stati incontri straordinari. E quando ho deciso, ma ho iniziato gratis, con le persone che mi chiedevano posso sentirti, videochiamarti, ho bisogno. Quindi ho iniziato gratis, la prima ragazza da Bergamo. Poi ho detto, ma che si può fare? Poi Certo. fino al 4 maggio ho deciso che sarebbero state tutte gratuite, così Hai per fatto bene, scelta. hai Fino al dedicato 4 un maggio mese. è come se io non potessi aprire il mio studio, diciamo. E poi dal 4 maggio ho detto no, dal 4 maggio riapre, ecco, Ecco, riapre la riapre porta. qualcosa, riapro anch'io. E meraviglioso. Devo dire che a Ottimo, Luciana. distanza di pochissimo, perché se pensi sono 19 giorni. E Sì. infatti man mano poi ne farò una nei prossimi giorni in diretta, condivido il mio manuale per condurre consulenza online d'aiuto. Eh sì, ho fatto Spettacolo. già come la candela, alcune cose. Ho già condiviso alcuni strumenti, perché comunque sono diverse rispetto a quel studio. Ci sono delle peculiarità, ma anche degli straordinari vantaggi. Meraviglioso, Luciana, così chissà quante altre persone che esercitano magari una Infatti, professione, sai, tipo lo psicologo, tipo qualsiasi cosa. possono assolutamente Si con può fare. grandissima soddisfazione, con Bellissimo. grandissima soddisfazione, Senti veramente. una cosa, io mi rendo conto adesso che quel tramonto bellissimo che stavamo osservando un momento fa sta calando e non ho acceso le luci, quindi sono un po' in penombra, ma fa niente, fa un po' Ma buonanotte. sì. Tu invece sei ben illuminata, siamo già in diretta, voglio che tu sappia che stiamo già parlando
sapendo che c'è un'audience invisibile, ma c'è ed è molto affezionata a te, Luciana. Devi sapere che nelle Buonanotte da Eroe il tuo nome viene fatto praticamente ogni volta, se non da me, direttamente da qualcuno nella chat, e quindi siamo sempre lì ad alzare le braccia. Ormai guarda, verticalizzarsi, verticalizzato. Il corpo verticale è un corpo sano, quindi il cervello dice se questo corpo è verticale sta bene, è un po' come il fiore, no? Se va verso l'alto vuol dire che sta bene. E quindi noi alzando, semplicemente alzando le braccia, diciamo al nostro corpo stai bene. Io mi verticalizzo continuamente, ecco. Ma ormai in automatico, quindi se anche io dico una parola non alta, alzo le braccia ancora prima di aver concluso la parola. Ormai è diventato, fa parte della mia memoria procedurale, quindi non ho bisogno di pensare, già su bisogno, che può essere una parola, no? Detta anche in senso bocca. Non ho più bisogno di pensare adesso devo alzare le braccia, non alzare. Chiudo la finestra perché sta arrivando veramente il diluvio. Che Vai bello! tranquilla, vai tranquilla, che bello, questo è il bello della, così, della chat live in Sì, tutti i mi ha sensi, domato video che tantissimo in questo scritta. periodo. Destrutturare, destrutturare, destrutturare. Perché comunque parlavamo dalle nostre case, parlavamo dalla nostra intimità. All'inizio chi non era spaventato, chi non era preoccupato, parlavamo a cuore aperto. E quindi destrutturare, essere autentici. Questo per me è stato proprio sì, il filo conduttore. Essere autentici, entrare in contatto immediatamente, come andare a trovare un amico a casa. E quindi in una casa può accadere un po' di tutto, una finestra rimane aperta, a volte nelle mie dirette il cane arrivava, il gatto, un figlio che non sapeva che ero in diretta, mi passava le spalle. Va benissimo, va benissimo, va benissimo, basta che ci sia l'intenzione, per me l'intenzione. Allora, L'intenzione. Luciana, io ho preparato per te tre domande, volevo destrutturando proprio, arrivare proprio. Poi però mi sono detta, riguardando le nostre precedenti interviste, sento questa responsabilità di rendermi un po' portavoce anche per le persone che sono viewer della Buonanotte d'Eroe e che spesso mi pongono queste domande, o magari sono io che cerco di dare loro delle risposte semplicemente dettate dal buon senso. Cioè io premetto, dico, non sono titolata per il buon senso mi suggerisce di, il cuore mi suggerisce di. Allora vorrei chiederti conferma di alcuni argomenti per alcune cose, sai, che rimangono una sorta di leitmotiv in sottofondo in questo periodo così delicato. Allora, come possiamo, Luciana, tieni conto che è una bella sfilza di domande, abbiamo ancora 20 minuti, poco più, quindi ti chiedo se possibile, se puoi, ovviamente, di essere più sintetica che puoi, altrimenti dedichiamo più spazio a un argomento. Come si può fare amicizia col cambiamento? E quanti ore? Hai detto 20 minuti. Allora, amicizia col cambiamento. Caspita, l'amicizia col cambiamento parte da una netta, si prende un foglio bianco, così si divide a metà, da una parte si scrive cosa è nel mio controllo e dall'altra parte cosa non è nel mio controllo. Perché cambiamento cosa vuol dire? Il mio atteggiamento, il mio linguaggio, il cambiamento nel mondo. Allora, prendiamo consapevolezza di cosa voglia dire cambiamento. C'è un dentro e un fuori. C'è qualcosa che cambia dentro e qualcosa che cambia fuori. Io non mi preoccupo molto di ciò che cambia fuori. Non perché non sia straordinariamente importante, ma non lo posso controllare in alcun modo, come diluvio, la pioggia. Non è nel mio potere. Quindi come posso accogliere cambiamenti climatici? Come posso fare? Non è qualcosa che è nel mio potere. Il mio potere invece a cogliere il cambiamento si può fare tantissimo, si può fare tantissimo. Quindi come io reagisco all'inattendibile, io credo che dobbiamo sviluppare questa attitudine. Non è mai stato niente sotto il nostro controllo, mai. Adesso è evidente oltre ogni misura, ma non è mai la vita di nessuno è mai stata sotto controllo. Gli incontri, anche come ci siamo incontrate noi, non me lo ricordo più perché è casualità. E quindi, cosa è nel mio controllo? Cosa non è nel mio controllo? Sotto il mio controllo, lì via. Poi guardo, cos'è nel mio controllo?
cosa è sotto il mio controllo? Come posso comunicare? Sì, la respirazione. Quindi tutti i muscoli della respirazione sono volontari. Che bello! Ecco perché respira come se fossi felice. Ok, quindi lì posso mantenere, addirittura non cambiare, cioè decidere di avere una respirazione profonda e diaframmatica al di là degli eventi. Quindi è paradossale, ma in realtà chi ha un centro non cambia in base agli eventi. È un continuo ribaltamento del paradigma. Io non cambio mai. Ecco, è paradossale. Luciana, ne approfitto per... quindi passare alla domanda successiva. Perché... volevo dire questo, trovate un centro, trovate un centro di posturale, respiratorio, linguistico e decidete di non cambiare nonostante stia cambiando tutto attorno a voi. Questo vuol dire avere un centro di gravità. Io devo sapere cosa è dentro e cosa è fuori. Meraviglioso, hai già risposto alla mia seconda domanda, Luciana, che era appunto quella di come trovare un centro di gravità permanente, non all'Abbattiato, alla Luciana Landolfi, quando intorno a noi tutto sta cambiando a una velocità, tra l'altro. Con tanto allenamento, importante. E sapendo, io aiuto con il mio ultimo libro, Tutto andrà bene, definendo il giardino sacro, come trovare? Bisogna decidere cosa c'è in questo centro. Se in questo centro decido che c'è calma, decido che c'è gioia, e questo vuol dire che una volta che l'ho deciso gli eventi non contano più. Da 1 a 10 avere un centro è 11 come allenamento e pratica. Posso rispondere in un secondo, ma la pratica è infinita, è quotidiana, è costante. La mente lo capisce in 30 secondi. Cosa vuol dire avere un centro? Chi sono io? Io sono amore, io sono pace, io sono bellezza. Fine dell'indagine. Caspita. Intorno gli eventi mutano. A volte non sono bellezza, a volte non sono pace. Che un centro dice io resto bellezza. Un tutto andrà bene nel cuore è un centro che non nasce con questa emergenza sanitaria, che non nasce con in quale fase della storia umana potrebbe nascere un andrà tutto bene, un tutto andrà bene, perché veramente tutto, mai allora. Ma è un centro di gravità permanente. Chi ce l'ha se lo porta fino alla morte. Chi non ce l'ha, un giorno dice andrà tutto bene, un giorno dice ma, un giorno... E questo è il 97% delle persone sulla Terra non hanno un centro. Vuol dire che accendi la radio e aspetti di sentire le notizie, se sono buone sei in gioia, se non sono buone non sei in gioia. Questo è il 97% delle persone. La mente può capire in 30 secondi cosa avere un centro, l'allenamento è per pochissime persone, voglio essere molto onesto intellettualmente. Perché la mente provoca continuamente. Ti dice la vita è bella quando tu raggiungi dei risultati, degli obiettivi, sei riconosciuto dagli altri. E dice il contrario. E se tu segui questo, lo perdi continuamente al centro. Bisogna essere equidistante dai complimenti e dagli insulti e dalle ingiurie della vita. Questo è per poche persone, ma potenzialmente per tutti. Solo che è un impegno quotidiano, costante, di disciplina mentale che necessita una vita dedicata. Una vita dedicata, direi. Io voglio sperimentare la massima bellezza di un essere umano. E questo non ha niente a che fare con quello che sta accadendo fuori di te. Zero. Zero. Per questo io invito a leggere le vite dei santi, che sono state tutte abbastanza complicate, ma non al di là del culto. Ma leggere queste vite così drammatiche, con queste persone che sono stati ferme nella loro fede, questo, per sentire che gli esseri umani possono, non ci chiede la vita di diventare santi, per carità, ma ci chiede di essere belli e di ricordarci della nostra bellezza, della nostra semenza e della nostra divinità, della nostra origine divina. Questo sì, ci chiede di essere magnifici e non ha niente a vedere con quello che noi raggiungiamo in termini di obiettivi, successo, relazione, non c'entra niente. Tanto che può scorgere la sua infinita bellezza anche l'eremita che vive di qualche anno.
qualche parte sperduto nel mondo. E quindi, poi lo so, abbiamo bisogno di centrini, no? Ogni tanto le persone mi chiedono i centrini, non di voler trovare il centro, ma qualche, il centrino, qualche anestesia momentanea, qualche adattamento. A me non interessa. A me interessa che la persona scopra la sua straordinaria bellezza. I centrini li faceva mia nonna, ma non lì. Che spettacolo. Luciana, tu stai rispondendo in realtà a molte delle domande che ti avrei fatto e ce n'è una bella sfilza, e check, 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 le sto spuntando più o meno tutte. A questo punto io ti chiedo di presentare la tua ultima opera che ha un titolo significativo perché il nome è l'espressione che tu hai usato come atto poetico collettivo che è assurda, ha fama internazionale grazie a questo periodo, ma ha Sì, delle radici coerenti. è la mia vita, tutto andrà bene, è la mia vita. Racconto in questo libro solo alcuni fatti della mia vita, pochissimi, perché altrimenti, ma tutto andrà bene, percorro proprio tutta la mia vita, anche le mie difficoltà, le mie risurrezioni dopo il mio incidente quando ero piccolina, altre difficoltà che non sto qua a dire, ma che non è quello il tema, ma il tema è che tutto andrà bene, che non mi ha mai lasciato. Anche nei momenti meno luminosi. Non è facile accettare un tutto andrà bene nel cuore. Parlo anche di questo conflitto interno, perché si accetta anche un Dio felice. Tutto andrà bene senza fede non ha nessun significato. È un Ecco. calcolo probabilistico che ti fa l'assicuratore, no? Non mi fiderei del tutto andrà bene di un assicuratore. Ecco, però di quello della vita sì. Del mistero, quindi tutto andrà bene per chi ha fede, di qualsiasi culto, anche senza culto, vuol dire c'è un disegno per me meraviglioso che posso anche non comprendere, c'è un disegno per la storia dell'umanità che posso anche non comprendere a livello mentale, ma sento di affidarmi a questo Dio felice, cioè un Dio che mi ha voluto per amore, che vuole, ama l'umanità e quindi non può che portarci verso un tutto andrà bene, misteriosissimo, che probabilmente supererà anche la mia vita, che non è legato di fatto a nessun evento, cioè non è che in agenda scrivo, oh, ho vinto la lotteria, fine del tutto andrà bene, o non è così, è un modo di vivere, di respirare, come dico, di camminare, anche di morire, io mi auguro che sia anche il mio modo di morire, dico mi auguro perché stai di fronte alla prova massima, non avendo avuto un allenamento. Oddio, qualche allenamento l'ho avuto, come dico nel mio libro di morte. Però è questo, io prego per questo. Quindi Luciana, possiamo dire, è tale da essere notato che le persone di fede, qualunque fede pratichino, sono più propense a ricercare questo centro di gravità permanente, a credere che esista il Eh giardino sì. sacro, è questo? Eh È sì, senza questo? spiritualità dove va l'uomo? Cos'è l'uomo? Certo. Cos'è l'uomo senza un senso poetico, spirituale della sua esistenza? Non, ripeto, non parlo di cui, ma senza un senso spirituale. Senza utopia l'uomo davvero diventa amorale. A cosa ci riduciamo? Ma poi no, è impossibile, secondo me, essere felici. Infatti, sento proprio anche fisicamente nel dirlo, non è facile per me. Cioè l'uomo che perde il senso della sua esistenza, cioè perché sono qui e perché sono qui con gli altri, cosa diventa? Un tubo digerente, come dico io. Si diventa un tubo digerente in attesa di, di passaggio. Cioè, non lo so, abbiamo tutti bisogno di senso. Tra l'altro è un'attività del cervello, le neuroscienze lo dicono, noi abbiamo una parte del cervello dedicata all'indagine spirituale e all'estasi. Quindi è un'esigenza umana. Il bambino nasce guardandosi intorno e dire: ma che senso ha? Ma dove mi trovo? Ma da dove vengo? Come si fa senza? Io mi sarei persa. Io sono stata completamente persa nelle mie dipendenze, come scrivo, quando non ero assolutamente in conflitto. Quindi ero persa. Dipendenze, alcol, psicofarmaci, relazioni, non voglio nemmeno dirlo. Ma è perché l'anima ti richiama lì, se tu ti allontani, dove vai? Dove vai? Devi aspettare la prossima notte per andare a dormire, così poi ti alzi, ma non lo voglio nemmeno dire.
Quando poi arriva il senso, la gioia di essere amati dalla vita, come fai a raccontarlo? Puoi solo, tra virgolette, solo testimoniarlo. E io credo di averlo testimoniato abbondantemente. Sei una testimonianza vivente, Lucia. Sì, devi solo testimoniarlo, non puoi spiegarlo né metterlo dentro gli esseri umani, perché già ce l'hanno, devono ricordarsi, non è che ti puoi mettere dentro un essere umano la scintilla divina. È divino l'essere umano, è Senti un divino. po', Luciana, in questo periodo, perché in questo periodo e questa nostra chiacchierata rimarrà comunque con la sua data, quindi ci ricorderemo che in quel momento vivevamo quella situazione. Alcune persone potrebbero approfittare di questo tempo per guardarsi un po' dentro, proprio perché quello che c'è fuori è talmente fuori controllo che quello che ti rimane è recuperarti. Perché? Perché si spegne la TV, si spegne la radio se puoi scegliere questo, si è Certo. spenta la tua attività lavorativa se non hai altre risorse. Certo. Sei costretto a guardarti allo specchio. Allora, siccome mi ha colpito moltissimo, ovviamente in senso favorevole, quella tua riflessione che hai fatto l'anno scorso riguardo al fatto di guardarsi allo specchio e riuscire ad andare oltre la propria immagine, al proprio volto magari non raggiante, non sorridente, per vivere la situazione perlomeno di, ecco, di sconcerto, come fosse qualcosa di passato e viaggiare nel tempo. Io vorrei che tu tornassi su questo argomento perché lo trovo estremamente consolatorio per i nostri eroi che a quest'ora devono prepararsi per il sonno. Vorrei dare loro uno strumento per riappacificarsi con questo periodo storico particolare, trarne il meglio e magari approfittarne per ritrovarsi e scoprire di sé delle cose importanti su chi sono e sul loro perché nella vita. Troppe cose tutte Io insieme. La facciamo? Cioè, abbiamo lo 8 minuti. prendo come sempre come un'espressione di stima enorme nei miei confronti. Allora, avere un centro vuol dire che io in questo momento la mia intenzione è di dire parole che se anche verranno ascoltate tra 200 anni avranno lo stesso significato. Questa è la prima cosa, il primo strumento. Parlate con meno cronaca possibile nelle vostre parole. Ed è una tecnica di scrittura e di conversazione che io descrivo in Respira come se fossi felice. Parlare in gioia, scrivere in gioia vuol dire quando parlate, togliete più cronaca possibile e più biografia possibile della vostra vita. Anche prima ho detto qualcosa, ma non mi fa mai piacere. Cerco di dare dei messaggi impersonali, universali. Questo aiuta. Quando parlo, togliete la cronaca, perché dopo 3 anni vi riascoltate, dici, ma non sono più quello, non lo direi più. Cercate di dire qualcosa, questo è uno strumento che verrà ascoltato tra 300 anni e avrà ancora significato per i vostri pronipoti. Parlate come se parlare fosse lasciare un'eredità. Quindi quando anche i social mi rimandano i ricordi di 10 anni fa, sorrido perché è sempre, no, lo stesso motivo, la gioia, l'amore, la bellezza dell'essere umano, non appare cronaca sulla mia pagina. Sì, inevitabilmente in questi giorni, perché è stato condiviso qualcosa, tutto andrà bene, è stato legato a questo periodo, e quindi, ma è rarissimo che io parli di cronaca. E quindi, quando raccontiamo di noi, cerchiamo di dire qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani. Quando le persone vengono da me e dicono, sai, ho paura di essere giudicato, sai, io a volte mi sento in colpa. Questo io mi fa impressione, perché vuol dire che non sai che a tutti capita questo. Ci presentiamo credendo che sia nostra la difficoltà personale, sentirsi in colpa, non all'altezza, aver paura di rimanere soli, dell'abbandono, la rabbia, il rancore, ma è la natura umana. E per conoscerci, ecco un'altra volta il ribaltamento del paradigma, parliamo come un essere umano impersonale e ti conoscerai perfettamente. Il paradosso è questo, più parli della tua storia, della tua via, del tuo traffico, meno ti conosci. Più cominci a parlare come un essere umano impersonale, che non ha età, non ha cultura, no,
non ha epoca. Anche lì, provate a scrivere qualcosa che non sia legato a quel all'urgenza di dire qualcosa in quel momento. Tra 10 anni lo diresti ancora? Diresti la stessa cosa? Molto spesso non è così. Non è così. E quindi è questo superare gli eventi. È questo il modo di attraversare tutte le definizioni di tempo. Non affezionatevi troppo agli eventi del giorno. Non evitate di identificarvi con quello che sta succedendo. Ci vuole anche la fantasia. In questo periodo è molto buono avere l'immaginazione del futuro. Bisogna averla. Quando il presente è così poco fantasioso, bisogna usare la fantasia per costruire un progetto di bellezza nel futuro. E in maniera, direi, impersonale. Io sento troppi io, non sto bene, io, è l'umanità. L'umanità che affronta tutte le stesse prove. Io, noi. No, e accade una magia quando proviamo a scrivere, ma ci starebbe un noi in questa frase? Ci starebbe un noi e si comincia tutti a diventare profeti quando ci sta un noi. Tutti immediatamente diventiamo profeti. Ah, caspita, questo è uno strumento, meno cronaca, più sentimento, cosa provi nell'essere un essere umano. Quando lo dico alle persone, mi vanno con gli occhioni. Sì, sanno benissimo cosa provano nell'essere una macchina, nell'essere un robot, nell'essere un automa, nell'essere uno schiavo, perché sentono cosa provi nell'essere un essere umano, cosa provi per la tua natura di essere umano. Fatti domande un po' più alte. Che Fatti. meraviglia, Lu. Sì. Senti, parla un po' del tuo libro, se vuoi. Se ti fa piacere, beh, tutto andrà bene, questo è il titolo. Vogliamo. Guarda, sono 100 pagine in cui tocco degli argomenti a me molto cari, che sono il giardino sacro, gli immortali e i morituri. Il giardino sacro è della straordinaria importanza di coltivare questo centro prima di morire. È vero che nel momento della morte poi tutti abbiamo il chiaro sentimento di ciò che eravamo venuti a fare qui sulla terra, cioè ad amare, però è meglio farlo un po' prima. Così vi consiglio. Quindi coltivare questo giardino sacro in cui la priorità di qualsiasi cosa, per qualsiasi, come posso dire, il movente di qualsiasi azione deve essere l'amore. Il lavoro, lo studio, quello deve essere la fonte, la sorgente. Tutto deve essere ricondotto all'amore. Quindi sto facendo questo lavoro, lo faccio per amore. Sì, no, ok. Almeno dirselo, ecco, questo è. Quindi parlo di giardino sacro, che è quella operazione straordinariamente impegnativa del centro di gravità permanente. Chi sei tu? Quindi di dentro e fuori. Immortali e morituri, parlo dello preziosissimo dono del sentimento del tempo. Coloro che sentono il tempo carnale come finito, non lo immaginano, ma lo sentono. Riescono a vivere più intensamente anche le situazioni meno positive, perché comunque di sta vita voglio il più possibile. Gli immortali invece sono coloro che non hanno questo sentimento carnale del tempo e impiegano il loro tempo in cose di poco conto, anche se drammatiche, ma di poco conto per la storia della propria vita. Il lamentarsi, il portare rancore, il disperdere le energie. Quindi parlo molto del dono del tempo. Senza il dono del tempo non esiste neppure tutto andrà bene e non esiste neppure la volontà di creare un centro. Se ho la percezione che vivrò 5.000 anni, 100.000 anni, non ho questa urgenza di trovare senso. Il dono del tempo per me è stato fondamentale. Poi ho scoperto che già Sant'Agostino aveva distinto tra immortali e moriture. Incredibile, avevo letto i discorsi, quindi proprio nella stesura di questo libro, facendo una ricerca, ho detto, meraviglia, non ci posso credere che devo di essere stato originale, e invece no. E quindi l'ho citato. Ho citato Sant'Agostino che dice, l'immortalità è per l'anima, e va bene, ma qui siamo morituri, qui ci tocca danzare, qui ci tocca godere. Qui ci tocca sentire, annusare, usare il corpo per
la propria gioia. Ecco, mai abbastanza tempo. Ho questa candela che è bellina, però molto altamente profumata. Questo è, quindi decidersi di diventare morituri, che non è morenti. Morituri è il soggetto, è colui che è consapevole che questa vita è da vivere pienamente, profondamente, e quindi riesce poi anche nella quotidianità a scegliere velocemente tra le priorità, le durate della telefonata, su cosa prestare attenzione, cioè diventa un dono sostanziale, molto pragmatico, aiuta anche proprio a compilare, diciamo qua, l'agenda. Guardi la tua agenda e dice, io faccio questa cosa. No. E quindi il morituro ha davanti lo schema della sua vita, il numero di settimane che vivrà, non so, mette, sono 90 anni, e lo guarda e ogni fine settimana cancella un quadratino. Così ha la visione anche coraggiosamente grafica che la vita è un dono terrestre contenuto e bisogna goderselo. Wow. E quindi nasce la saggezza del morituro, è un dono spirituale. Luciana, ti lascerei parlare per ore, tu lo sai, lo sai. Dov'è che possiamo trovare il tuo libro? È già su Amazon? Comunque, sì, sì, Amazon, anche ordinarlo in libreria. Sì. Ottimo, quindi è ordinabile, è reperibile, è già uscito. È già stato letto, te l'ho detto, me l'hanno già, mi hanno già fatto le recensioni. In 24 ore! In 24 ore c'è chi l'ha letto stanotte. E incredibile. Mi ha detto, oggi lo rileggo, è già finito, fanne un altro. Spettacolo. Luciana, è stato un super piacere averti con me, come al solito organizzeremo in futuro, se ti fa piacere, logicamente altri appuntamenti, avrai altri libri da presentare, altre cose, altri messaggi bellissimi da condividere con noi. Intanto ritengo che gli eroi possano andarsene a dormire tranquilli stanotte, perché ci hai fatto il grande dono innanzitutto della consapevolezza del fatto che la vita è un dono da essere gustato. E quando tu ti rendi conto che questa cosa è limitata, è preziosa, che non è casuale, sei qui, è un miracolo che tu abbia due occhi per guardare intorno e scoprire di essere vivo, a quel punto forse molte paturnie le mettiamo da parte. Ecco. E questa è una cosa bellissima. Abbiamo parlato del centro di gravità permanente, che è comunque racchiuso in questo spazio prezioso personale che è il nostro giardino sacro. Sì. E lo dobbiamo coltivare come un atto di autodisciplina mentale tutti i giorni. Sì. E questa feroce. È... disciplina feroce. Va bene, feroce. Io sono bellezza, io sono amore. E tutti gli altri pensieri, shock. Dobbiamo essere gli esorcisti di noi stessi. Vade retro, tu, sì. Sì, è una bellissima parola, eso. Buttare fuori quello che non dice di noi che siamo le creature magnifiche. Arriva un pensiero che dice non sei una creatura magnifica, sciò. Ma noi, non farlo fare agli altri. Noi, via. Cosa sta dicendo la vocina? Sei bellissima, bene. Cosa sta dicendo la vocina? Sei fa bene. No, ma forse sai, sciò. Più veloci di Eckhart Tolle, che è molto veloce nel proporre autoesorcismi, no? Che non chissà cosa si pensa. E quando arriva un pensiero che non è d'accordo con la tua bellezza, non è tuo. Non può. Senti una cosa, pensiero... Luciana, come la vedi un'idea del tipo di organizzare un flash mob? Se è vero che una massa critica di persone che pregano provocano un cambiamento nell'universo, perché comunque siamo vibrazioni, emettiamo vibrazioni, questa è scienza, non è fantascienza, è proprio scienza. Se noi ci organizzassimo in Italia, in Svizzera italiana, dove si parla italiano, dove le persone possono capire il nostro messaggio, ma anche da altre parti del mondo, ok, per a una determinata ora assumere tutti insieme la posizione dell'uomo preghiera, dell'uomo in estasi, protesi verso il cielo, verso la luce, nel flusso eterno di energia, dicendo tutto andrà bene, ma potrebbe essere benissimo un altro mantra. Basterebbe il gesto. Basterebbe il gesto. Basterebbe il gesto, anche senza parola, perché preghiera non ha parole nel suo etimo.
non ha le parole, quindi basterebbe stare in piedi con le braccia verso l'alto a guardare verso il cielo, basterebbe il gesto, che è una bellissima iniziativa, perché lì, al di là della lingua, al di là del pensiero, è proprio il corpo messo in quella posizione, che mi Luciana. ricorda la copertina di un album di Battisti Mogol, planando sopra un bosco di braccia tese, e c'è tutte queste braccia, il mio canto libero, rivolte verso il cielo. Basterebbe il gesto, non Wow. sarebbe necessario aggiungere altro, perché Ok, lì è Luci. l'uomo che si ricorda la sua altezza, della sua bellezza, l'essere umano che si ricorda la sua bellezza, è un essere umano che fa grandissime cose nella quotidianità. E quello io mi preoccupo solo per l'essere umano che si dimentica della sua bellezza. Per me non ci sono i buoni e i cattivi, no. Ci sono quelli che si ricordano e quelli che non si ricordano, e basta. E quello è. Ok, Luciana. Pronti a fare show. E qual è lo strumento che lascio pratico? Arriva un pensiero non bello, invece di stare fermi così, show, fare così, questo gesto che è anche liberatorio, di liberarsi, via, via, decidere, ecco, decidere. Quali sono i pensieri tuoi e quali non sono tuoi? Per me non sono dell'essere umano divino i pensieri che dell'essere umano non dicono che è fantastico. Quindi sono in questo senso draconiana. Che meraviglia, meraviglia. E qui si aprirebbe un altro capitolo. Luciana, organizziamoci con un giorno. Io direi, visto che questo video rimane registrato per sempre e disponibile per sempre, e teoricamente questo flash mob non deve limitarsi a una data e un'ora, perché può essere organizzato in qualsiasi momento. Facciamo così. Noi adesso ci accomiatiamo vabbè, insomma, salutiamo gli Ci eroi. salutiamo. E chiudiamo qui questa meravigliosa chiacchierata. E sui social, organizziamo, se ti fa piacere questa cosa, io lo farò in inglese, un flash mob di posizione uomo preghiera. Poi, se hai un messaggio specifico o una descrizione specifica da dare all'obiettivo del flash mob, fallo. Ma Io guarda, io dirò una cosa, io l'ho già fatto con il Reiki, una giornata di Reiki di preghiera, allora era per l'Ucraina e andò bene, e annunciai semplicemente questo. Io dalle alle sarò in questa posizione. Per esempio, io avevo annunciato alcuni anni fa, io in questo momento pregherò guardando la cartina dell'Ucraina. Chi vuole essere con me? Questo posso fare. Quindi io lo faccio. Chi vuole essere con me, ci connettiamo e vediamo cosa succede. Allora successe delle cose meravigliose, meravigliose. E ogni tanto poi lo lanciamo. Io sono in meditazione, non è meditazione, io sono in rilascio d'amore. Quando si fa in pubblico c'è sempre un paio di guarigioni, magari piccole cose, mi è passato il dolore alla spalla, oddio, ho il mal di testa, non ce l'ho più. Sono cose meravigliose quando si crea campo, campo, meraviglioso. Posso fare questo? Questo lo posso fare. Io quell'ora sarò lì, vedrò magari a che ora tramonta il sole, quindi un saluto, anche un arrivederci al sole. Sì, lo faccio. Ottimo, ottimo Luciana. Allora, siccome dobbiamo pensare alla sincronicità di esseri umani su tutto il pianeta, io allargo la mia visione, sai, sono sempre esagerata. Allora, sì, si potrebbe dire io adesso sto facendo questo e poi chi vuole si No, collega darò ci una data. appunto dall'aurora, dalla pioggia, dall'arcobaleno, perché ovviamente ognuno si trova nella Certo. sua situazione. E ottimo, allora ci organizziamo. Ok. Fatta, andata. Tutti 2 minuti almeno con le braccia alzate. con le braccia alzate verso il cielo in posizione 2 alfa. minuti. Già ci diamo un aiuto al sistema immunitario. Quindi al di là del significato che ognuno può dare, è già un aiuto al sistema immunitario, oltre che all'umore, che sono strettamente legati. Vorrei ricordare, state in gioia, ridete, ridete, ma non ho motivo. Se non hai motivo per ridere, devi ridere il triplo. Vero. Se dice non ho motivo per ridere, tripla dose, perché nel dire non ho motivo per ridere, già sei fuori asse, se vuoi fuori giardino sacro, non ti ricordi.
di essere creatura divina. Quindi quando non avete un motivo per ridere di più, 3 volte di più in bagno da soli, da soli, perché per tenere in sicurezza il corpo, non la mente, ma neppure lo spirito, certo anche lui, ma il corpo. Se al corpo dite non ho motivo per ridere, lui va già in allarme. È E quindi vero. fatelo per lui, non fatelo per aver ragione o per essere persone intelligenti e così, questo sintomatico mistero di cui parlava Battiato. Che ve frega, cioè, fatelo per il corpo. Si prende un farmaco, va bene, si prendono anche le risate che fanno benissimo, sono gratis tra l'altro. E non hanno effetti collaterali, tra l'altro. Sempre bene. Luciana, grazie. Non Triplo. ti vedo, ti vedo. Mi vedi ancora? È tutto a posto, la Sì, adesso connessione ti è a vedo. posto. Dobbiamo fermarci anche perché ho delle cose tecniche da fare, quindi mi serve tutto. Assolutamente, non so nemmeno quanto tempo è passato, poi vado a Te lo prendere dico, qualcosa. sono 41 minuti da quando abbiamo Alla cominciato. faccia del peperoncino. Va bene. Ma è stato piacevolissimo come al solito, Luciana, grazie per essere stata tra noi. Io quando fermerò quello che devo fermare, poi noi ci salutiamo per conto Benissimo, nostro. va bene. Intanto ufficialmente, ciao Ero, Buonanotte a tutti. buonanotte. È stato bello, comprate il libro di Luciana, poi vi metterò tutti i link, le cose, insomma, lei se vorrà commenterà. Anzi, sicuramente, ovviamente, nella live chat siamo già a disposizione, quindi Luciana è qui apposta per rispondere alle vostre domande. Un abbraccio grande, Lu, e Ciao, a un tutti. bacione, a presto, e ciao eroi. Prestissimo. Ciao a tutti, eccoci.